Oggi sono al Tocco d'Oro, ristorante di Comiso, assieme ai coloro che sono titolari, ma anche i cuochi, ideatori di questo locale. E sono quindi con Nuccio Cilia e il figlio Riccardo. Diciamo che possiamo anche dire la quiete dopo la tempesta stamattina, perché ieri sera si è svolta una serata veramente eccellente con i piatti vostri e di Alessandro Pace. Pace e soprattutto di Riccardo Laperna, bistellato di Shanghai che pone le sue origini qui a Comiso. Ma io vorrei parlare adesso di voi due. Nuccio, tu perché sei entrato in cucina? Cos'è successo? Tu intanto, diceva Riccardo, sei originario di Vittoria come famiglia. Nato a Nato a Vittoria, di Vittoria. origine chiaramente comisana, i genitori di Comiso. Però, dico, come si entra in una cucina? Dalla Si entra sempre porta, no, si entra dico. sempre dalla golosità, cioè nel senso che ritengo sempre che la prima molla di un cuoco è che è la propria gola. Questo piacere per la tavola, per i sapori, per il gusto è quello che ti porta a intraprendere questa professione. Io l'ho fatto partendo da Palermo. L'ho fatto la scuola alberghiera, dove ancora ai miei tempi c'erano pochissime scuole alberghiere in Sicilia, Con chi sei stato? con i Cascino. Ho avuto il Ah, piacere e l'onore di lavorare con Francesco Paolo e Francesco Salvatore, Paolo, Claudio Salvatore pure. Salvatore. Ho lavorato anche alla botte di Ah, ma. Topuccio Cascino. Ah. Ho fatto delle esperienze bellissime con loro. Quindi sono nato sotto la corte dei Cascino, che sono un'istituzione a Palermo. Qu quindi sì, con la ristorazione di una volta, quindi. Sì, quella diciamo la Professionalità. cucina classica palermitana, quella dei Monzù. Esatto, sì. Chiaramente anche loro sono evoluti in maniera splendida, Sì, in sì, maniera sì, sì, sì. eccezionale, chiaramente. E da Palermo poi ho fatto poi le mie esperienze, la scuola alberghiera mi ha portato poi a conoscere molte persone, perché essendo una scuola dove c'erano pochi in Sicilia, c'erano ragazzi che venivano un po' dappertutto, dalle Isole Eolie, da tutta la Quindi uno Sicilia. scambio Sì, è intenso stata una anche crescita di esperienze. culturale e personale notevole, interessante. Mi ha portato poi in estate a fare delle esperienze nelle Isole Eolie, Vulcano, Lipari, poi nella Riviera Romagnola, a Rimini, Riccione, Sun Tzu, fino a Crans-Montana, in Svizzera, la Svizzera francese, nel Vallese, fino poi al Royal Pass di Losanna. Insomma, alla sua età ero già che facevo un po' lo stagista, un po' le prime esperienze al Royal Palace di Losanna. Poi sono rientrato di nuovo in Italia e ho lavorato in strutture notevoli di grande pregio per la nostra provincia, quale Villa Carlotta, Villa Orchidea e quant'altro. Adesso sono entrato a scuola, Come diciamo, docente. faccio il docente da ormai 18 anni. Prima al Principe Grimaldi di Modica, adesso è nato a Vittoria, lo faccio anche a Vittoria. Perfetto. Tu sei ideatore di questo locale, però, che è il Tocco d'Oro. Quando l'hai aperto? Lo abbiamo aperto 10 anni fa. Dico lo abbiamo perché è un'azienda un po' a carattere familiare. Molto Prima, familiare, sì, c'è Barbara, tua c'è moglie, Barbara, che è chiaramente il mio che sta in braccio destro, sala. un Sì. ottimo padrone di casa, Tra l'altro Barbara è palermitana, è so. palermitana, chiaramente. A scuola è lì che è nato, diciamo, Sì. questo legame. Conosciuta fra un cascino e l'altro, dico. Esatto. Bene, bene, Poi, bene. Sì, vai, vai, parla, prego. niente, questa struttura che è un po' quella che è la nostra filosofia, la nostra personalità, questo forte attaccamento alla terra, alle origini, questa pietra di Comiso, questa pietra a secco, e poi gli slanci di fantasia, di freschezza di gioventù, che sono gli innesti in vetro, in alluminio, questo rovere sbiancato, questo innesto architettonico, noi lo riportiamo nella nostra espressione, nella nostra cucina. Che cucina ti piace fare? Amiamo molto fare il pesce, è una cucina del territorio, la valorizzazione quanto più possibile dei prodotti spontanei, il pesce pescato, la carne allevata in un determinato modo con serietà, perché oggi penso che una ristorazione che possa fregiarsi di questo nome debba fare prima attenzione a quella che è la salubrità,
e la bontà della materia prima. Poi entra lì la fantasia, l'estro e quant'altro. Però 21 anni fa è successo un fatto. 21 anni fa è nato Riccardo. Riccardo, che io so, è all'inizio, ma proprio del ristorante o quantomeno della cucina, non è che... o meglio, al babbo non interessava fare entrare il figlio in cucina, perché sappiamo bene che è un mestiere pesante, e quindi magari i nostri papà, i nostri genitori auspicano che i figli abbiano magari un lavoro meno pesante. E invece che è successo? Che tu hai fatto, all'inizio hai seguito tuo papà con le idee di tuo papà, nel senso che hai fatto ragioneria? Sì, ho iniziato a 14 anni, ho iniziato la ragioneria, però poi crescendo... Il richiamo della cucina ha vinto, quindi sono iniziato ad entrare in cucina, e pian piano sempre ho portato delle mie idee, delle mie conoscenze. E adesso siamo insieme che cordiamo un po' il ristorante. Molto, molto bene. Ma io, tu sei stato molto presente in questa serata. Sì, sì. Perché hai fatto tantissimi piatti. La maggior parte, abbiamo parlato poco fa, ideati da te, che vengono da esperienze tue. Uno in particolare ricorda la tua nonna scomparsa da poco, che è stata molto importante nella vostra famiglia sotto il punto di vista dei piatti e della tradizione. E tutto questo mi hai raccontato, però l'hai fatto da autodidatta, perché sì. Non hai fatto appunto l'alberghiero e sei entrato subito in cucina, ma mi hai detto che invece tu fai una cosa molto importante, che è studiare, leggere, informarmi sempre, girare per ristoranti, cercare di capire un metodo di cottura, una filosofia, perché poi uno le fa sue, metabolizza e poi crea la sua linea, la sua filosofia. Ancora io devo intraprendere questo cammino, quindi con calma, ho tutto il tempo davanti, però sono sulla buona strada. Beh, intanto hai avuto sicuramente un grande maestro in cucina, che è il tuo babbo. Sì. Poi però tu hai fatto le esperienze tue. Sì, sono avuto un 7 mesi fa l'opportunità di partecipare a un concorso a Roma e ho avuto un'esperienza con lo chef bistellato Antonio Cannavacciolo di Villa Crespi, che mi ha ospitato 2 giorni nelle sue cucine. È stata un'esperienza fantastica per me. Poi alcune altre manifestazioni come Cibo Nostrum a Taormina lo scorso maggio, e insieme ad altri grandi chef del territorio come Lococo, Sultano, Candiano, Ruta. Sono esperienze che fanno crescere, quindi confrontarsi, dare ognuno la propria idea di una visione. A proposito di Sultano, ieri sera c'era anche Marco Corallo, che è il braccio destro, qualcuno dice anche il sinistro, di Sultano, dico, e quindi dico, citiamolo pure, mi sembra giustissimo. Marco Corallo è stato una persona importante, mi ha aiutato molto in questi giorni, anche per farmi capire alcune cose dove sbagliavo, di stare tranquillo, di essere più sereno, perché in questi giorni per questa serata non ho dormito sinceramente, una settimana di... Su 7 giorni ho fatto 3-4 ore di sonno, non è stata facile. Bene, bene, comunque. Faceva lui un confronto, un astronascente, diciamo così, con un bistellato. Il confronto non era semplice, però... No, ma penso che il ragazzo si sia difeso molto bene. Non abbiamo mandato un dilettante allo sbaraglio. No, assolutamente. Gli riconosco che ha talento, vera passione, perché determinate cose le fai solo se hai vera passione. Assolutamente. Poi c'ha una determinata estro, un determinato sensibilità nell'equilibrio del piatto. Ho notato che ha delle idee ben precise, le mette in pratica. Sì. Ha le idee chiare di quello che vuole fare. Cosa c'è nel tuo futuro? Cosa ci vedi tu? Il mio futuro è ancora tanta crescita, ancora tanta conoscenza, tanto studio. Poi se questa è la strada che stiamo incamminando, speriamo bene. Non mi voglio fare autoproclami, per cui so solo che faccio da mangiare, lo faccio bene, mi dicono, quindi spero di continuare così. Bene, bene. E io vorrei chiudere per i lettori di cucinaartusi.it con 2 domande classiche che io faccio sempre a tutti alla fine. Cominciamo col babbo. E Nuccio, anche i cuochi mangiano. Tu quando siedi a tavola, il tuo piatto salato preferito qual è? Il marinato.
Il marinato, quindi un crudo marinato. Il nostro pescato, zona FAO 37, olio extravergine, evo il nostro territorio, e succo di limone, poi magari menduccio e peperoncino, non altro, cioè il territorio nella sua freschezza, nella sua Ma semplicità. quanto sono d'accordo con te. E invece quando vuoi mangiare qualcosa di dolce, il dessert, per esempio, tuo preferito? Vabbè, l'amore e il cuore cade a Palermo, come non amare una cassatina siciliana. Bene, lo stesso devo chiedere a te, Riccardo. Allora, tuo piatto preferito? Piatto preferito senza dubbio per me è il sugo di maiale. Il sugo di maiale mi ricorda mia nonna, mia bisnonna, le domeniche passate in famiglia con i cugini, i nonni. È qualcosa che ti prende Il dentro. sugo di maiale per te e famiglia. Sì, riprende la famiglia. E invece ai dolci? Dolce il cannolo. Il cannolo è la sicilianità proprio Quale plena. cannolo? Perché tu sai che ci sono diverse interpretazioni, dico, non facciamo con l'arancina, dico No, che. no, no, il cannolo della ricotta di pecora, quello Quello preferisco. palermitano, quello Io lo catanese. preferisco palermitano perché ovviamente, avendo origini palermitane dalla mamma, sono cresciuto anche con i cannoli Beh, palermitani. diciamolo allora, dai. Bene, io vi ringrazio tantissimo, è stato un piacere stare qui con voi ieri e fare adesso questa video intervista e magari ci diamo appuntamento alla prossima. Grazie ancora. Grazie, alla Grazie. prossima.